Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Allora, mi chiamo Pioli Ibes, però tutti mi chiamano Rina perché è il nome di battaglia che mi è stato dato quando sono venuta a Modena, spostata dal movimento del Comitato di Liberazione Nazionale a fare il lavoro politico per le donne modenesi. La mia famiglia venivamo da Ferrara, abitavamo in Piazza Castello e con il secondo bombardamento la casa fu abbattuta, c'è morto un bambino di 10 anni, mio fratello, e quindi siamo venuti con un carico molto, molto doloroso. Intendiamoci bene, la sottoscritta ha fatto il rapporto di staffetta, allora si chiamava così, più che combattente, perché per me le armi non è che siano state di mia predilezione. Vi garantisco però che sentivo in me qualche cosa di diverso come ragazza. Aspiravo ad avere le mie idee, i miei pensieri, aspiravo a una donna diversa, a un collegamento diverso con la società. Perché si diceva che la donna, i fascisti dicevano che la donna non aveva cervello. E io ho dimostrato invece che sapevo coniugare le cose che pensavo e anche dirle. Io di amori, durante la lotta partigiana, non sono stata mai disponibile. Per me c'era un valore assoluto di quella che era la necessità fisica da non confondere con quello che era la necessità politica. In quel momento valeva portare fuori la mia pelle e dei miei compagni e della mia gente che mi era vicina. Ci sono stati anche dei matrimoni in brigata. Specialmente in montagna, la Norma Barbolini, mia carissima amica e compagna, è stata una di quelle che ha fatto il matrimonio. Un'altra, la Borsari Tina, si è sposata con quello che diventò senatore Borsari Luigi. Anche loro hanno fatto il matrimonio in brigata. Cosa voleva dire? Che il comandante della brigata li sposava ed era valido. No, no, per l'amor del cielo, non eravamo mica dei pezzi di ferro. E per me è stato il giorno veramente che ha voluto dire incominciamo a vivere, con dei grandi propositi, perché eravamo infervorati, voleva dire mettere a conoscenza la gente cosa voleva dire essere finalmente liberi, costruire un'Italia nuova, avere un apporto di gente che fosse unita, che sapesse anche come destinare le proprie idealità, diremo, nel clima di libertà assoluta. Quindi è stato un giorno veramente di grande pensiero allargato.